Buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi parleremo di un fenomeno piuttosto strano. Si tratta di alcune immagini inquietanti che appaiono su Google Earth e fanno molto scalpore, perché per alcuni queste immagini possono significare una prova del paranormale o dell'esistenza di criptidi nella vita reale. Invece, per altri, si trattano soltanto di montaggi Photoshop semplici e di bugie. E ancora una volta questi due schieramenti sono opposti, perché tutte le prove pro o contro queste fotografie vengono considerate come false e come uno sforzo per perpetrare la bugia. Tuttavia, per mettere tutto ciò in prospettiva, le organizzerò dalla meno sorprendente alla più credibile, e tu sarai il giudice in ultima istanza di questi misteri da risolvere. Metti il tuo cappello da detective e i tuoi occhiali fluorescenti, perché oggi ci interessiamo a 10 creature degli abissi catturate su Google Earth. Ma prima di iniziare, sai come si chiama questo mostro della mitologia greca? Ma sì, quella specie di cane a tre teste strane. È opzione A, Hercules, o opzione B, Cerbero? Allora, ti lascio pensare e scrivere nei commenti quella che pensi sia la risposta esatta. La risposta più tardi alla fine del video. Il centipede gigante di Scozia è entrato nell'immaginario collettivo grazie all'apparizione di questa immagine di Google Earth, la quale mostra una creatura identica a un centipede che percorre i fondi marini sulle coste della Scozia. Ovviamente, dalla sua apparizione abbiamo visto scoppiare una guerra digitale tra quelli a cui credono e a quelli che smentiscono questa teoria. Alcune prove notevoli presentate dagli scettici dichiarano che si tratta di un'immagine photoshoppata, e questo per via dell'incoerenza dei pixel tra la sagoma del centipede e il resto dell'immagine, il che rappresenta uno dei mezzi più semplici per individuare un'immagine finta. Invece, quelli che difendono questa teoria dichiarano che sono gli scettici ad aver falsificato l'immagine originale per farla sembrare finta, e la foto autentica è sempre disponibile nei forum e mostra una risoluzione coerente con il centipede e il resto del panorama. Personalmente, spero proprio che non sia vero, perché i centipedi sono davvero spaventosi. Il mostro di Loch Ness, più noto con il nome di Nessie, questa creatura è probabilmente quella più famosa di tutte, e se non è così deve sicuramente contendersi il titolo con il Bigfoot dell'America del Nord. L'impatto del mostro di Loch Ness sulla cultura popolare è stato talmente forte che si è persino finanziato delle ricerche costose con sonar e analisi chimiche ardue del Loch Ness, in modo da assicurarsi se esistesse o meno. Col passare degli anni abbiamo visto spuntare innumerevoli prove fotografiche e video dell'esistenza di Nessie. Il problema sta nel fatto che la foto più famosa, quella che ha provocato l'inizio di tutta la leggenda, è già stata smentita. Si sa che è stata presa con una figurina artificiale che era stata messa nell'acqua per farla sembrare una creatura strana. Ma allora cosa possiamo pensare delle immagini come questa che appaiono su Google Earth? Ci sono persino dei paleontologi che dichiarano che su questa immagine si può vedere la forma di un plesiosauro che immerge la testa preparandosi a nuotare negli abissi. Brrr, dimmi la tua opinione nei commenti. Nella regione del Kent, un territorio costiero a sud dell'Inghilterra, è stata osservata una creatura estremamente strana, il granchio gigante d'Inghilterra. Il fenomeno è esploso su internet con l'apparizione dell'immagine di un granchio che aveva visibilmente più di 20 metri di larghezza, riposandosi serenamente in acque profonde vicino a un porto. Ovviamente gli scettici hanno subito sfruttato l'occasione per denunciare l'immagine, la quale sarebbe stata modificata via Photoshop. Tuttavia la cosa interessante è che la popolarità di questa immagine ha fatto spuntare fuori numerose storie di pescatori locali che affermano di aver visto dei segni del granchio vicino a tutta la costa del Kent. Le testimonianze sono diffuse da decenni e vanno dalle collisioni di navi da pesca con il guscio del granchio fino a quelli che dichiarano di aver visto i suoi occhi emergere dall'acqua. Le prove più tangibili dell'esistenza del Kraken provengono dall'Antartico, non solo perché il numero di testimonianze è notevolmente alto, ma anche perché il calamaro gigante è una specie nota per essere completamente reale e a quanto pare vive nelle acque gelide dell'Antartico. Quindi non è strano pensare che esistano degli esemplari di questo animale e anche delle sottospecie che possono crescere fino a raggiungere le proporzioni mostruose del Kraken, quello che conosciamo attraverso i miti e le leggende. Sulla foto più famosa di un Kraken,
Kraken su Google Earth, possiamo vedere come provochi onde forti agitandosi vicino alla superficie. Molte persone hanno dichiarato che da una certa angolazione sembrerebbe molto semplicemente una balena che, come puoi sapere, a volte salta fuori dall'acqua e provoca onde gigantesche. Tuttavia dei pescatori esperti, così come biologi marini, sono usciti allo scoperto per dichiarare che le proporzioni della dimensione non corrispondono e che si tratta di qualcosa di molto più grande di una balena. Ningen vuol dire umano in giapponese e questo nome posso dire che è stato dato a una delle creature più spaventose che si possano sentire su internet. Si tratta di un mostro marino molto più grosso rispetto a una balena, di cui i lineamenti somigliano a quelli di un essere umano che si aggirerebbe nelle acque più fredde e più profonde dell'Oceano Pacifico. Non è soltanto apparso più volte su immagini di Google Earth, ma anche numerosi ricercatori giapponesi del paranormale hanno fatto delle diffusioni live esaminando Google Earth in diretta e mostrando i risultati in tempo reale. In quelle trasmissioni puoi vedere delle immagini in diretta di forme somiglianti al Ningen che non possono essere ritoccate. Però stranamente quelli che capitano su queste diffusioni finiscono con l'avere i loro account bloccati e poi cancellati. Esistono anche delle testimonianze che dei server sono stati attaccati da hacker in modo da eliminare un mucchio di informazioni sul Ningen, comprese delle testimonianze testuali, dei video, delle foto e delle discussioni sui forum. Non sappiamo ciò che c'è stato per primo, le storie sugli avvistamenti oppure le immagini di Google Earth che mostrano sempre forme strane nel mare, le quali somigliano a una sagoma di una medusa gigante che si sposta sott'acqua. In ogni caso, una delle storie più popolari sulle meduse giganti è quella di una barca da pesca taiwanese che si trovava nell'Oceano Indiano, quando all'improvviso il motore si fermò di colpo. Quando i pescatori saltarono in acqua per vedere cosa avesse bloccato le ali del motore, il terrore si impossessò dell'equipaggio. In effetti, uno dei marinai fu incapace di immergersi e rimase sull'acqua come sospeso su uno strato invisibile che lo manteneva in superficie. Gli altri, che riuscirono ad immergersi, dichiararono che una parte del mare fosse solido, come una gelatina che impediva il passaggio. Dopo una forte scossa, qualunque fosse la cosa che li aveva bloccati, si spezzò in numerosi pezzi, liberando in questo modo la nave. Abbinando questa storia con gli avvistamenti fatti di ombre giganti e di sagome di tentacoli su Google Earth, molti criptozoologi pensano che i pescatori asiatici si fossero trovati impigliati momentaneamente con una medusa gigante che doveva misurare almeno 45 metri di larghezza. Il Mokelembembe è una creatura proveniente dal Congo, in Africa. Le foreste tropicali fitte e umide del Congo e i suoi terreni paludosi e pericolosi fanno sì che regioni immense di questo paese rimangano ancora ad oggi totalmente inesplorate, a tal punto che nessuna mappa di queste regioni isolate è stata ancora fatta. Inoltre, esistono vaste regioni in cui persino gli indigeni non osano andare per paura di perdersi o di incontrare degli animali pericolosi, o peggio ancora, delle creature che sono oggetto di leggenda. È il caso del Mokelembembe, un mostro che somiglia a un brontosauro e i congolesi hanno immediatamente individuato mentre veniva mostrato loro un libro di paleontologia negli anni 90. La cosa più interessante ancora è quella che gli abitanti locali hanno descritto in dettaglio le abitudini dell'animale e ogni aspetto descritto dai congolesi corrispondeva perfettamente a quello che i paleontologi sanno sui sauropodi. Sopra ogni cosa esistono delle immagini di Google Earth che mostrano una creatura robusta con il collo lungo in alcune regioni sperdute del fiume Congo e, ciliegina sulla torta, questo misterioso Mokelembembe dispone di uno spazio ampiamente sufficiente per esistere. In teoria il suo territorio non è stato praticamente mai visitato dagli esseri umani ed è talmente immenso che potrebbe ospitare un'intera famiglia di queste creature preistoriche con abbastanza cibo per mantenerle in vita per milioni di anni. Così, finché una spedizione molto costosa nel cuore del Congo non sarà finanziata, non si potrà sapere con certezza se il Mokelembembe sia una leggenda o una realtà. Bene, un altro video volge al termine. Ciò mi ha fatto un po' preoccupare perché l'oceano può essere potenzialmente spaventoso. In realtà ad oggi non c'è nessuna prova dell'esistenza di queste creature, ma non c'è nemmeno nulla che dimostri il contrario. Inoltre gli oceani sono incredibilmente vasti e profondi e qualsiasi cosa potrebbe nascondersi nell'oscurità fredda del mare o dei fiumi più ampi e più profondi del pianeta. In ogni caso, facci sapere nei commenti quale di queste creature ti è sembrata più interessante o la più inquietante. Detto
ciò, la risposta alla domanda del giorno era il Cerbero. Nella mitologia greca, il Cerbero è il cane che fa guardia all'ingresso degli inferi. In questo modo impediva ai morti di fuggire e ai vivi di entrarci. Terrorizzava talmente tanto i morti che questi ultimi dovevano calmarlo dandogli il dolce di miele che era messo all'interno della loro tomba, insieme all'obolo di Caronte lasciato nella loro bocca. A presto! The sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're